Il Caravaggio è un artista che non rappresenta mai la realtà così com'è, ma la rappresenta così come si sta preparando ad essere. Questa attesa dell'inizio è un concetto artistico meraviglioso, che in effetti non esisteva. Quello se l'ha inventato proprio il Caravaggio. Voi sapete che questo quadro del Caravaggio viene dal Metropolitan Museum di New York e viene in occasione del festival qui con una specie di, anzi un vero e proprio scambio da qui dal Palazzo Zervajos è andato al Metropolitan di New York, il quadro forse più prezioso della collezione della banca, che è il martirio di Sant'Orsola del Caravaggio. Così, insomma, un Caravaggio è andato da una parte, un quadro dall'altra. Fin qui sarebbe anche una cosa, se vogliamo, abbastanza normale, però mi permetto di attirare l'attenzione di tutti noi su un fatto significativo, e cioè che in qualche modo questo viaggio attraverso l'oceano dei due Caravaggio ha un senso storico piuttosto forte, perché il martirio di Sant'Orsola, che è proprietà della banca, è considerato dagli esperti l'ultima opera del Caravaggio, proprio l'ultima. Il Caravaggio l'avrebbe dipinta pochi giorni prima della morte, cioè l'avrebbe completata pochi giorni prima della sua morte. Mentre secondo altri studiosi, i musici del Museo Metropolitan è il primo quadro del Caravaggio. Naturalmente entrambe queste tesi sono discutibili, noi non possiamo dire, non abbiamo nessuna prova, però una certa suggestione c'è per dire questo, perché per quanto riguarda la Sant'Orsola, il martirio di Sant'Orsola, che lei sta così, guarda la freccia che l'ha trafitta, ci sono dei documenti storici oggettivi, delle lettere che furono scritte dal principe Doria, Marcantonio Doria, da Genova nel 1610, l'anno della morte del Caravaggio, in cui il principe Doria ordina il quadro. E c'è tutto uno scambio epistolare conservato e assolutamente autentico, da cui noi sappiamo che il Caravaggio riceve l'incarico, si mette a lavorare, finisce il quadro in gran fretta, e lo sappiamo da una lettera bellissima in cui la gente del principe Marcantonio Doria scrive al Caravaggio dicendo: ho saputo che avete esposto il quadro al sole per asciugarlo prima, cioè, però sbrigatevi perché qua il principe vuole vedere. E quello, il Caravaggio mette il quadro nella cassa ancora fresco di colore e lo spedisce a Genova. Poi il quadro, peraltro, il quadro del martirio, dietro la tela c'è scritto Michelangelo da Caravaggio. E ha una sigla scritta dietro la tela, che è una M, una A e una D, che gli studiosi hanno interpretato come Marco Antonio Doria. Però i misteri che sempre gravano sul Caravaggio sono contenuti perfino in queste scritte, perché gli studiosi moderni hanno scoperto che il nome Michelangelo da Caravaggio, scritto sul retro della tela, è scritto su un pezzetto di tela in alto aggiunto al quadro originale. Dunque non è stato scritto né dal Caravaggio né al tempo del Caravaggio. Non solo, ma accanto al nome c'è scritta la data 1616. Ma quando mai il Caravaggio poteva fare un quadro nel 1616, che è morto nel 1610? Questo è poco probabile. Quindi gli studiosi si sono chiesti come mai, e non hanno la più pallida idea. E anche la MAD, veramente vuol dire Marcantonio Doria? Perché Marcantonio nel 600 si è tutto attaccato. Allora
Perché se io metto una sigla del mio nome, stacco? Come Gianfrancesco, non si dice Gianfrancesco, Gian Domenico, si è attaccato. Allora che vuol dire? Gli studiosi si sono interrogati. Che vorrà dire? È sicuro? E hanno concluso, ma non si sa. Il quadro è molto bello e c'è l'autoritratto del Caravaggio dentro, Martirio. Il quadro dei musici è probabile che sia il primo quadro dipinto dal Caravaggio. Sì, è vero. E perché è vero? Perché c'è uno scrittore dell'epoca del Caravaggio, quindi uno che l'ha conosciuto di persona, che era un pittore, collega del Caravaggio e scrittore, che si chiama Gaspare Celio. Questo è un nome che non probabilmente dirà ben poco, anche agli stessi esperti. Però Gaspare Celio, a Roma, nel 1600, era una grande personalità, un artista molto apprezzato all'epoca. Si conservano alcune sue opere. Ma non solo era molto apprezzato, era molto noto come pittore e esperto d'arte. Era scrittore ed è stato il primo in assoluto che ha raccontato la vita del Caravaggio, quando il Caravaggio era appena scomparso, nel 1610. Gaspare Celio scrisse la sua vita, la raccontò. Fu il primo, quindi è una fonte importantissima. E dice una cosa che riguarda questo quadro, vedete? Cioè dice, riassume in due parole la vita del Caravaggio. Tutti gli appassionati d'arte la conoscono, voi mi scuserete se la dico una parola. La storia del Caravaggio è interessante, non è ultimo motivo per cui oggi è tanto apprezzato, perché è molto diversa da tutti. Il Caravaggio nasce a Milano, nel 1571, si sa perché c'è l'atto di battesimo registrato, si chiama Michelangelo Merisi. E si chiama Michelangelo perché nacque il giorno 29 settembre del 1571. Il 29 settembre è la festa di San Michele Arcangelo. Lo era all'epoca, lo è ancora oggi. Allora il papà lo ha chiamato Michelangelo. Ed è stato un bene, perché poi dopo, quando lui è diventato grande, ha scoperto che c'era stato un Michelangelo prima di lui, grande artista, ha fatto dei pensieri che oggi non diremo, però li ha fatti. Studia a Milano, si chiama Caravaggio, lo sapete, perché il papà era l'amministratore del Marchesato di Caravaggio, piccolo feudo, però importantissimo, perché a Caravaggio c'è un santuario, sapete? Uno dei santuari più importanti della cristianità dall'epoca. Tipo Cestocova, tipo Lourdes, che non c'era ancora. Perché nella campagna del Caravaggio, di Caravaggio, questo è un paese vicino Bergamo, un giorno una contadinella, è la storia di Lourdes qualche secolo prima, che era lì nei campi, perseguitata dalla famiglia, povera, eccetera, eccetera, mentre stava raccogliendo delle erbe, alzò la testa e vide la Vergine Maria che le veniva incontro e che la accolse nel suo abbraccio. Poi lo riferì al parroco e la Vergine di Caravaggio, anticamente, era la Vergine per antonomasia, non Lourdes o Cestocova. Caravaggio era il luogo della una delle prime apparizioni della Vergine a una fanciulla, ovviamente Vergine, come è logico che sia. Oggi nessuno lo sa. Se oggi uno dice, ma sai, ecco, il miracolo della Vergine di Caravaggio, vabbè. Invece aveva la fama che ha il miracolo di San Gennaro, ecco, per dire.
E questo sulla carriera del Caravaggio o il pittore ha pesato non poco. Cioè il maestro Merisi veniva da un mondo devotissimo. Infatti aveva un fratello prete, il Caravaggio. Molti membri della sua famiglia erano devoti, legatissimi alla Chiesa. E questa è stata anche la chiave del suo successo, perché il Caravaggio ostentava, il Caravaggio il pittore, ostentava anticlericale ai preti, per carità, ci sono molte testimonianze. Però il fratello era amico personale di Federico Borromeo, che non è proprio l'ultimo arrivato, vero, nella religione cristiana, uno dei protagonisti dei Promessi Sposi, quello che converte l'innominato. E Federico Borromeo ha buon bisogno, ha voglia se l'ha aiutato il caro Michelangelo Merisi, che era ribelle, eccetera, però tanto è vero che la prima grande opera del Caravaggio, dipinta nello stesso identico momento dei musici, che è la Natura Morta chiamata la Fiscella dell'Ambrosiana, che è un cestino di vimini con dentro della frutta, che è uno dei più grandi capolavori della pittura occidentale, che Caravaggio ha dipinto in questo momento a Roma. Chi l'ha preso? Federico Borromeo. Il quadro si trova a Milano, all'Ambrosiana, che era la casa di Federico Borromeo. Borromeo prese questo quadro e, malgrado biasimasse il Merisi, lo rimproverasse per le sue marachelle, eccetera, però si fece dare questa opera somma che ancora oggi il mondo venera. Ebbene, Gaspare Celio, questo scrittore di cui vi dicevo, racconta questa storia. Dice che il Caravaggio da Milano viene a Roma, che a Milano aveva studiato ma non faceva niente, non si sa perché, nulla. Alcuni storici dicono che aveva già commesso un omicidio, perché il Caravaggio era portato all'omicidio, aveva ucciso un amico, dicono, non c'è nessuna testimonianza però. Comunque arriva a Roma e a Roma non ha lavoro, incredibile, un artista del genere. E allora viene chiamato, all'epoca si lavorava nell'arte con quel sistema che oggi si chiama l'Associazione Temporanea di Imprese. Cioè i pittori dovevano lavorare, decorare questo palazzo, supponiamo. Come funzionava? C'era il committente, poi c'era un artista importante che, con la sua bottega, faceva il contratto e l'artista importante associava alcuni meno importanti. Lavorano tutti così. Il più importante pittore di Roma, quando arriva il Caravaggio, era Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino. Cavaliere perché aveva avuto il cavalierato. All'epoca tenevano tantissimo a questa cosa. Anche il Caravaggio. Il Caravaggio per tutta la vita aspirava a essere cavaliere. Che era rivoluzionario, sì, ma la carica quella, ci teneva moltissimo. Poi i milanesi ci tengono al cavalierato, voi lo sapete. Allora, il Caravaggio era in questo era uguale. E il Cavalier d'Arpino lo aggregò in un'associazione di impresa, che aveva molto da fare il Cavaliere in quel momento, e gli fu segnalato questo giovane e lo prese, lo mise nella... perché doveva fare dei grandi lavori e vide che il Caravaggio era molto capace nella pittura La Natura Morta e quindi lo mise a fare La Natura Morta. Ecco poi perché ha fatto la cestina per Caravaggio. Solo che il Caravaggio tutto voleva fare meno che La Natura Morta, perché voleva fare la figura. Ancora oggi nel parlare colloquiale si dice voglio fare bella figura, che vuol dire? Per fare bella figura bisogna fare le figure, non le mele, le pere. E allora il Cavalier d'Arpino gli dice: senti Caravaggio mio, o fai la mela che mi serve a me, o... E qui avrà detto una frase che non posso ripetere naturalmente, ma insomma si può intuire. Allora un giorno il Caravaggio si lamentava con altri colleghi nella bottega, di cui uno era
un pittore più anziano di lui, non molto buono, ma molto importante socialmente, perché era il fratello di un grande intellettuale dell'epoca. E questo pittore si chiamava Prospero Orzi, fratello appunto di un insigne letterato dell'epoca, Aurelio Orzi, che oggi noi abbiamo dimenticato, ma che all'epoca era una personalità. Allora il Caravaggio si lamenta e dice: ma tu vedi come mi tratta il Cavaliere Tarpino? Io sono un grande pittore, sono il Caravaggio, quale devo fare le mele, l'uva? Non es- io sono pittore di figura, devo lasciare il segno nella storia, devo fare grandi quadri sacri, le pale d'altare nelle chiese, quella sì che è arte, non queste stupidaggini. E Prospero Orsi dice: sì, fammi un po' vedere quello che sai fare. Lui fa: ah, sì. Lascia subito il Cavaliere d'Arpino e vieni a casa mia, perché io ho aperto una mia piccola società. Vieni a lavorare con me, vedrai che facciamo. E Gaspare Celio racconta, lo chiamò, lo fece venire in casa e gli disse: senti, Caravaggio caro, tu sei lombardo, con chi hai studiato? E lui dice: a Milano ho studiato col professore Peterzano. Ah, Peterzano, come no, famosissimo, è un allievo di Tiziano Vecellio. Eh sì, è capitato. Quindi tu, caro, vieni dalla scuola di Tiziano, Caravaggio mio, fatti valere. Che cosa si faceva nella scuola di Tiziano? Le opere profane, no queste stupidità e le palle d'altare. Fai le opere profane, come faceva Tiziano, Giorgione, quelli sono i grandi pittori del passato. Fai come, tu sei meglio di Giorgione. Per esempio Giorgione gli dice: ha fatto un sacco di quadri musicali, quelli sono bellissimi, le persone che suonano, che cantano, quello piace alla società. Dice: ma 100 anni fa, perché Giorgione, insomma, ma 100 anni non sono niente, Caravaggio mio, spiega Orsi, il futuro ci darà ragione, fai dei quadri come Giorgione. Per esempio, suonatori, cantori, l'immagine della bellezza della vita, quella è l'arte bella, non i quadri dei martiri, il martirio di Sant'Orsola, no, fai questo. E Celio scrive, e allora il Caravaggio, convinto, finalmente cominciò a dipingere da solo. E il primo quadro che fece fu un suonatore di liuto, e lo fece nella casa di Prospero Orsi. A questo punto gli storici hanno pensato che è questo il quadro che il Caravaggio ha fatto nella casa di Prospero Orsi, quindi è il primo. Ma non è un suonatore di liuto, come scrive Celio, sono 4 musicisti. Qui ci sono dei particolari, vedete. Vi propongo l'argomento che è stato studiato dagli storici e che si vede, basta andare a vedere il quadro. Come è fatto questo quadro? Ecco, vedete, ci sono alcuni dettagli. Osservate questo violino, per esempio. Questo violino che è appoggiato a terra. I critici antichi subito criticarono il Caravaggio. Ma questo violino è sbagliato. Ma come è sbagliato? In effetti è sbagliato. Adesso quando ripassa vi farò vedere che è sbagliato. Questo qui è uno dei musicisti, ha la bocca aperta, starà cantando. E ha un'aria androgina. Molti studiosi hanno sospettato che il Caravaggio fosse omosessuale. Perché, insomma, anche questo ragazzetto, ma adesso forse ora passa l'altro, vediamo. Quando deve passare non passa, non ci capisco. Beh, questo è il suonatore di liuto. Anche qui i critici hanno detto: ma non si suona così il liuto, il Caravaggio non ha bevuto. No, la posizione, chi di loro sa suonare la chitarra, effettivamente noterà che c'è qualche errore nella posizione della mano. Si potrebbe obiettare: ma nel 600 si suonava in un'altra maniera, ma non è così, perché noi sappiamo perfettamente come suonavano i liutisti nel 600, che ci sono degli scrittori di musica che lo hanno detto. Questo è visto da dietro e sta leggendo lo spartito.
qui non si vede nel dettaglio, ma in mano allo spartito, si differenzia dagli altri due giovani perché, ecco, vedete, quello è lo spartito che sta leggendo, gli storici hanno tentato di decifrarlo. Che spartito è? Ma il problema è che il quadro è molto consumato nella superficie. Quando il Metropolitan lo comprò nel 51, i curatori del museo erano disperati perché il quadro era completamente ripassato. Una volta pulito, la superficie originale si rivelò grattata, lacunosa. Ecco l'altro. Ah, ecco, vabbè, non ho fatto in tempo. Ah, ecco di nuovo il violino. Il violino è fatto male perché non c'ha il ponticello. Ora, chi sa suonare un violino sa che le corde dove si tendono? Nell'aria? Cioè un ponticello dove si legano. Il ponticello non c'è. Quello sarebbe l'autoritratto del Caravaggio, secondo alcuni studiosi, perché assomiglia come una goccia d'acqua a un altro quadro del Caravaggio che viene chiamato il Bacchino Malato e che sarebbe un autoritratto del Caravaggio giovane che si conserva a Roma alla Galleria Borghese. Questo è un altro personaggio, questo è un angelo perché ha le ali e vedete, e tiene una cosa di uva, un graspo di uva. Il liutista è quello che ha quella faccia veramente molto morbida, molto androgina. Eccoli là, il liutista che sta tirando il cavicchio, vedete, per accordare. Cioè, non stanno suonando, stanno preparando. Quell'altro, vedete, c'ha in mano un cornetto. Nella riproduzione non si vede bene. Ah, eccolo, sì, vedete, spunta la parte finale del cornetto. Il cornetto è uno strumento che si usava tantissimo in quel tempo. Anzi, si usavano proprio in abbinamento il liuto e il cornetto, perché il liuto è strumento a corda, flebile, abbastanza flebile, non ha un suono molto potente, infatti è adattissimo alle esecuzioni in casa, che se lo senti in una sala da concerto non lo senti. Il cornetto si abbina perfettamente perché secondo la mentalità, guarda che aria che c'hanno, insomma, e secondo gli studiosi di musica del Seicento è lo strumento musicale che è più vicino alla voce umana. Quindi se tu suoni il cornetto col liuto si ottiene un impasto armonico, armonioso, veramente squisito. Ed è vero, e sono conservati alcuni liuti a sette corde come questo. Questo è un liuto espanso, perché normalmente il liuto ha sei corde. Questo c'ha anche una settima corda di risonanza che fa il basso. Per chi sa suonare, insomma, la corda più alta che era adatta a tenere il basso. Abbinati insieme danno un bellissimo effetto, anche perché il cornetto è fatto a questo modo. C'ha l'imboccatura, si vede nel quadro, adesso i particolari, comunque ha l'imboccatura sottile, molto sottile. Poi si allarga fino a uscire come una specie di tromba ed è curvo. A che serve? Perché basta poca emissione di fiato e lo strumento suona. Per cui i grandi virtuosi di cornetto dell'epoca riuscivano a suonare senza riprendere il fiato anche 2 o 3 minuti. Come i grandi clarinettisti del jazz, no? Quando mettono l'ancia piccola, lo strumento suona forte e tu puoi sbalordire l'ascoltatore senza mai riprendere fiato. Dice, ma come fa? In realtà, ecco perché Caravaggio ha rappresentato questo, perché rappresenta una musica vera. Perché il Caravaggio, seguendo su consiglio del Celio Giorgione, propone una serie di quadri musicali. Oh, adesso però, chi è quello come persona vera? L'altro di cui vediamo soltanto un occhio è veramente il Caravaggio giovane, eccetera, eccetera. Quello che sta di spalle non si vede la faccia, quindi non si può riconoscere. E l'angioletto che prende l'uva non si riconosce bene. Allora, qual è il punto della situazione che è interessante per capire il quadro? Eccolo, vedete? Allora, quanti anni ha questo
questa faccia che dovrebbe essere il giovane Caravaggio. Beh, ognuno può dire quello che vuole, è ovvio. Con la precisazione che per capire bene l'età bisogna tenere conto di un fatto: i due musicisti che suonano, uno il liuto e l'altro il cornetto, chiunque si siano, hanno una caratteristica che gli studiosi hanno notato e che è vera e si vede anche nell'originale: sono abbigliati per l'esecuzione musicale, vale a dire sono un po' truccati e portano delle parrucche, mentre il ragazzo, di cui vediamo soltanto il naso, quello qui sulla mia destra, ha i capelli corti corti, perfettamente rasati, non porta parrucca, eppure sta leggendo la partitura. Attraverso la combinazione di questi dati, gli storici dell'arte hanno capito in che anno è stato fatto il quadro, e questa è la cosa interessante, che allora poi ci fa capire l'età. Allora, ecco, vedete, questo è chiarissimo che non porta una parrucca, no? Allora, i due che hanno gli strumenti che si stanno preparando a suonare sono vestiti, fino a un certo punto, perché abbastanza... E quello che legge la partitura, vedete com'è evidente la parrucca in questo caso, no? Non esistono i capelli così, sono per la scena, perché questi musicisti stanno per cominciare una rappresentazione, uso la parola antica. Rappresentazione è una parola che va bene per la pittura e per il teatro. Infatti io posso dire questo quadro rappresenta i musici. E i musici che fanno? Una rappresentazione. Questo è interessante per il Caravaggio, perché il Caravaggio è un artista che non rappresenta mai la realtà così com'è, ma la rappresenta così come si sta preparando ad essere. Questo è un concetto che gli aveva insegnato il maestro a Milano, Petersano, perché Petersano era sì allievo di Tiziano, ma soprattutto era allievo ideale di Leonardo da Vinci. Voi sapete che tutti gli artisti milanesi sono tutti allievi ideali di Leonardo, perché a Milano c'è la più grande opera di Leonardo da Vinci, L'ultima cena, e il Caravaggio giovinetto andò a studiare L'ultima cena, e che la vedeva molto meglio di noi, tra l'altro, perché era stata eseguita. Oddio, era stata eseguita parecchi anni prima, in verità, perché il Caravaggio ha studiato la pittura negli anni 80 del Cinquecento, 584-85. Questa, e voi sapete L'ultima cena di Leonardo quando è stata eseguita? Beh, questa è una nozione universale. Non di meno, è bene ricordarlo, nel 1498-99. Quindi erano passati 88-89 anni, non così pochi, considerato il fatto che il sommo maestro Leonardo da Vinci dipinse male L'ultima cena, che si rovinò subito. Quindi quando il Caravaggio andava a vedere, dopo 80 anni dall'esecuzione, vedeva già un'opera un po' rovinata. Questo va detto. Bene. Allora noi non possiamo sapere chi sono queste persone. Sono state fatte tante ipotesi. Una ve l'ho già detta. Quello col cornetto è lui, è il Caravaggio. L'altro col liuto. È stato anche ipotizzato chi è. Secondo molti studiosi era uno spagnolo, 17enne, che si chiamava Pedro de Montoya. Era un cantante castrato. All'epoca i castrati, infatti anche quell'androginia si spiega un po', no? Allora era uno dei grandi cantori della Cappella Sistina, ma era anche musico residente in casa del cardinale Francesco Maria del Monte, il quale cardinale Francesco Maria del Monte era uno dei più grandi collezionisti, appassionati d'arte, politici della Roma del tempo, e ospitava nella sua casa artisti. Uno degli artisti che ospitò nella sua casa è Caravaggio. Allora gli studiosi pensano che ecco questo ragazzo qui che sta tirando la corda è Pedro de Montoya. Ma la verità
è che non esiste un ritratto sicuro di Pedro de Montoya, non esiste un ritratto sicurissimo del Caravaggio quando aveva 16 anni, perché, ma quanti anni ha? Quanti anni ha il ragazzo col cornetto? Vogliamo dire 17? Vogliamo dire 18? Già. Ma il punto della questione è un altro. Che diavolo di partitura sta leggendo quello che non c'ha la parrucca? Chi è? È il direttore, molto semplicemente, è il direttore d'orchestra, perché all'epoca, quando si facevano le rappresentazioni musicali, i musicisti, se erano sul palco tipo me ora, si abbigliavano secondo le parti. Il direttore dirigeva così, si metteva così, come sempre, quindi veniva visto di spalle, e guidava la rappresentazione suonando un violino piccolo. Una tradizione che è perdurata fino all'inizio dell'Ottocento. Pensate, cari amici, che quando Mozart, per esempio, suonava, il direttore dirigeva l'orchestra nella stessa posizione come oggi e con il violino. Quindi il violino che sta accanto a quello che sta leggendo la partitura è perché lo suona lui. Lo suona lui. E gli storici hanno anche pensato chi è quel giovane che sta leggendo tutto assorto la partitura. Si chiama Giovanni Battista Fontana. È un musicista nominato dagli scrittori di quegli anni come il primo violino del mondo, il sommo Giovanni Battista Fontana, che tutti volevano alla corte perché suonava in modo angelico. Angelico. E infatti il Caravaggio lo ha rappresentato anche in un altro quadro, che si chiama Il riposo nella fuga in Egitto, che sta a Roma nella Galleria Doria Pamphili, lo conoscerete sicuramente, in cui il Fontana sta così, in piedi, suona un violino, come faceva normalmente, e in quel caso suona un mottetto composto da un collega. Fontana, questo cognome gli giovò molto perché gli antichi chiamavano moltissimi giochi di parole, dicevano che era la fonte dell'armonia, della bellezza. Nulla rimane di lui, non un ritratto, non una testimonianza al di là degli scritti e degli esperti. Quindi potrebbe anche non essere lui, già, ma il problema è questo, che gli storici hanno capito cosa sta leggendo Giovanni Battista Fontana. Sta leggendo una partitura che deve dirigere tra pochi giorni e i due suonatori stanno lì, certamente, e poi l'altro, il ragazzo con le ali, che prende un tralcio d'uva, non sembrerebbe un musicista, infatti sta lì in funzione simbolica, parteciperà alla rappresentazione, ma non canterà e non suonerà, comparirà solo, come si usa nei teatri d'avanguardia, perché è un'opera d'avanguardia quella che stanno per suonare questi signori. È un'opera rivoluzionaria, scritta da un compositore rivoluzionario, che è di casa, nella casa dove il Caravaggio abita, la casa del Cardinale del Monte. Uno dei più grandi compositori dell'epoca. E la partitura è del pezzo che verrà suonato. Quando verrà suonato questo pezzo? Il 6 febbraio dell'anno 1600, l'anno santo, il giubileo. I padri filippini, i seguaci di San Filippo Neri, hanno preparato la rappresentazione di anima e di corpo, così si chiama il pezzo musicale. Questo è il titolo. È una rappresentazione sacra in cui i personaggi sono tutte allegorie, l'anima, il corpo, il tempo, l'eternità, la morte, la virtù, eccetera, eccetera. Ogni cantante impersona un personaggio. E i due rappresentati nel quadro sono quelli che rappresenteranno l'anima e il corpo. E i due strumenti poi suoneranno sul palcoscenico con un sistema inventato dal compositore che si chiama l'eco. L'eco, che cantavano così, uno suonava un brano, cantava, e l'altro ripeteva il pezzo finale, l'eco per l'appunto. Un effetto musicale
meraviglioso, bellissimo, che verrà usato da tutti i compositori del tempo dopo, primo fra tutti Claudio Monteverdi. L'autore della rappresentazione di anima e di corpo, questo pezzo che questi ragazzi stanno preparando, si chiama Emilio De Cavalieri ed era un grandissimo maestro del tempo. Il cardinale del Monte, che aveva in casa il Caravaggio, era talmente amico di questo personaggio che quando Emilio De Cavalieri tra qualche anno farà testamento, nominerà esecutore testamentario il cardinale del Monte, la persona di cui più di ogni altra si fidava, e gli affiderà e gli consegnerà anche le sue partiture, gli strumenti musicali che tanto piacevano al cardinale. Allora questo quadro è stato dipinto probabilmente qualche giorno prima della prima di questa rappresentazione, cioè forse nel gennaio dell'anno 1600, del giubileo. E già, ma quanti anni aveva Caravaggio? Era nato nel 1571. 81, 91, 1, 29. Ma insomma, 29 anni? Allora gli storici hanno cominciato a vacillare. Cosa c'è di bello in questo quadro? È una invenzione totale. Nessuno mai, prima del Caravaggio, aveva pensato di dipingere dei quadri che rappresentano una cosa vera. Addirittura la preparazione a un concerto, però vera, ma piena di simbolo, piena di cultura, piena di bellezza, di dottrina. C'è il concetto dell'armonia, il concetto dell'eco. C'è l'uva. Sapete perché c'è l'uva? Perché nella teoria degli antichi, loro, l'esecuzione musicale, la rappresentazione musicale è generata dal temperamento, diciamo così, impetuoso. Sapete che gli antichi pensavano che ci sono fondamentalmente quattro temperamenti per l'uomo, no? Con l'astrologia, il temperamento flemmatico, il temperamento melanconico, il temperamento iracondo, diciamo così, e il temperamento sanguigno. Usavano questa parola. Che vuol dire temperamento sanguigno per gli antichi? E poi tutto sommato pure per gli psicanalisti di adesso. Il temperamento sanguigno è il temperamento dell'artista. Perché l'artista, è vero, crea in preda a una esaltazione mentale. E se è troppo quieto, tranquillo, non crea nulla. E la musica soprattutto. Ora, sanguigno vuol dire sangue. C'è il sangue caliente, si potrebbe dire con un frasario. E che cosa assomiglia più di tutti al sangue? La spremitura dell'uva, il vino. E il vino, infatti, che fa se uno lo beve un po' troppo? Ti fa uscire dalla mente. Però l'uscita dalla mente può coincidere con l'ebbrezza della creazione bacchica. Che il dio del vino è Bacco, e Bacco è un propulsore della umana creatività e dell'eros. Ebbè, appunto, c'è all'epoca del Caravaggio c'era un'allegoria, una immagine simbolica che i pittori ben conoscevano, che è quella del sanguigno. E com'è questo sangue? Come veniva rappresentato? Veniva rappresentato come un giovane che suona il liuto, mentre accanto a lui c'è una immagine dell'uva, del vino, ma dell'uva in particolare, perché l'uva è simbolo del sangue e simbolo del vino, e quindi in qualche modo è ciò che nutre la mente del temperamento artisticamente esaltato. E infatti questi suonatori hanno un'aria come un po' sospesa, no? Come in attesa del momento in cui l'arte verrà veramente espressa, quando la musica comincia. E sappiamo bene ancora oggi che la musica è proprio l'arte quintessenziale della energia. Non è poi del tutto assurdo che la musica moderna sia evoluta fino al rock, al pop.
le persone si esaltano, alcuni lo deplorano, ma anche Platone deplorava la musica generata dal culto bacchico e diceva di quella musica le stesse cose che i ben pensanti di oggi dicono di un concerto rock, che i musicisti sono tutti drogati, sono tutti... ma drogati che vuol dire? Che prendono delle sostanze che li fa uscire dalla mente e li proietta nella dimensione bacchica. È quella che il Caravaggio rappresenta per farci sapere che sta per cominciare un notevole evento artistico. Questa attesa dell'inizio è un concetto artistico meraviglioso, che in effetti non esisteva. Quello se l'ha inventato proprio il Caravaggio, sentendo i consigli di Prospero Orsi, sentendo i consigli del Cavaliere d'Arpino, del suo maestro Petersano, di Leonardo da Vinci, ma in verità quello che si vede in questo quadro, che è mal conservato, che ha qualche problema in effetti, tra l'altro è pieno di imprecisioni, perché la mano sul liuto non si mette proprio così, il violino è mezzo rotto, non si sa bene perché. Perché ci sono questi errori? Gli studiosi se lo sono posto molto. Il Caravaggio ha come obiettivo la rappresentazione dell'armonia e dell'equilibrio, della bellezza dell'arte in sé per sé. Ma può essere bella un'arte che ha gli errori? E probabilmente la risposta del Caravaggio, educato da Leonardo da Vinci, sarebbe stata sì. Sì, in effetti un'arte perfetta, o comunque un'azione perfetta, non è detto che sia veramente migliore di un'arte imperfetta. L'imperfezione fa parte dell'armonia. Ignorarla in una rappresentazione veridica, perché poi l'obiettivo finale è il vero. Caravaggio diceva: io dipingo dal naturale. Per me, questa frase l'ha pronunciata veramente, è stata registrata dagli antichi. Per me un valente artista è colui il quale sa rappresentare dal naturale. Che cos'è il naturale? Gli storici se lo sono chiesto per secoli. Il naturale è quello che dice la parola. È naturale. Quando uno dice a un altro, cerca di essere naturale, cerca di essere spontaneo. La rappresentazione della spontaneità che è dentro di noi è la più ardua impresa dell'arte. Caravaggio cominciò la sua carriera incamminandosi per quella strada e speriamo che dopo, quando andiamo a vedere il quadro, dopo tante parole ci piaccia, perché a volte si dice che poi l'arte figurativa è bene non parlarne troppo, perché quello il Caravaggio ha fatto il quadro, però è anche vero che se un quadro, un'opera d'arte in generale, figurativa, non induce al parlare chi la guarda, c'è il sospetto che non sia un granché. Noi spesso diciamo, quando non ci piace un'opera d'arte, che diciamo? Non mi dice niente. È una metafora, è il contrario. Vogliamo dire, non abbiamo niente da dire e quindi non mi interessa, perché ciò che ci interessa è ciò su cui abbiamo da dire qualcosa. Questo vale anche per i rapporti umani. Cosa c'è di più noioso che trovarsi con delle persone che non c'è niente da dire? Vorresti stare altrove. Il Caravaggio questo lo ha fatto nell'arte, ecco perché poi è così grande e suggestivo. Detto questo, tutto quello che abbiamo detto potrebbe essere sbagliato, potrebbe non essere vero per niente che quello è il suonatore Montoya, che quell'altro eccetera eccetera. Certo, così come il martirio di Sant'Orsola è firmato, c'è il nome del Caravaggio, più sicuro di così, già, però sta scritto su un pezzo di tela aggiunto. È proprio che questo Caravaggio, tutto quello che l'ha fatto per confondere le nostre menti, però proprio per questo ha raggiunto un grande successo, quindi alla fine ha fatto bene. Buona domenica, cari amici.